ragazzi? Ci siamo, ci siamo. Siete pronti? Sì, insomma, sto finendo il biscottino. Ah, con comodo, Gigi. Beh, insomma... Vuoi qualcos'altro per caso? Ma poi oggi si gioca, quindi devo iniziare a mettermi un po' in fuoco. Allora, stiamo tranquilli. Eh sì, giochiamo perché si parla di videogiochi. E chi abbiamo? Simona Portigliotti di Nintendo. Gabriele è già con l'ospite, quindi direi di andare. Quindi siamo noi in ritardo. Anzi, no, aspettiamo il tuo biscottino, Gigi. Sì, adesso volevo anche mettere a posto i capelli. Ah, beh. Vedi un po' tu, vedi. Ma con calma. Prendiamocela con comodo, eh. Andiamo. Andiamo. Ecco qua, diamo inizio alla quinta puntata di Tech and the City. In questo momento, benvenuta Maria Remi. Ciao Gabriele, un saluto a tutti. Jacopo, ciao. Ciao Gabriele. Gigi. Ciao, ciao a tutti. E la nostra ospite, bionda ospite, è Simona Portigliotti di Nintendo Italia. Simona è venuta a trovarci sulla scia di un grande lancio che c'è stata a novembre, alla fine di novembre, ed è l'ultima nata in casa Nintendo, si chiama Wii U, con la U di Udine, tanto per cominciare a spiegare le cose semplicemente. È la nipote, possiamo dire, di un grandissimo successo che è stato la Nintendo Wii. 2006 a Londra noi c'eravamo, si giocava con le prime, certo, ed è stato controllo. Un successo clamoroso. Volete adesso ripetere? Assolutamente, anzi superarlo vorrei dire. Con una grande novità, perché questa nuova console, che innanzitutto è in HD, ha un nuovo sistema di controllo, che è questo gamepad che tu hai tra le mani. Quindi ci sarà la console, è una console completamente nuova, non è la vecchia Wii, ma una console completamente nuova con un nuovo... Ricordiamolo che non è solo non questo, è solo questo oggetto, ma è questo e la console. E la console. Lo scatolotto. Ti piace lo scatolotto. Più i telecomandi, quindi il controller che eravamo già abituati a utilizzare con la Wii. Che cosa succede con questo gamepad? Il giocatore può avere una esperienza completamente nuova. È ampio, è molto maneggevole, è piaciuta molto proprio anche la forma, le dimensioni di questo gamepad. Tutto di questo sommato card. Leggero, per cui. Esatto. E cosa può fare il giocatore? Può interagire con lo schermo principale, quindi giocare sia col pad che con il televisore, ma può anche staccarsi, quindi continuare il proprio gioco semplicemente sul pad. Questa è una feature che piace molto ai giocatori, molto comoda. E poi può giocare, utilizzare il controller in maniera diversa rispetto ai telecomandi classici. Certo. Quindi se tu hai il controller, hai un ruolo nel gioco, mentre noi che abbiamo i controller faremo tutt'altro. Magari ci inseguirai e noi non sapremo cosa stare. Quindi dicendo. È molto democratico, ma è anche molto coinvolgente, perché alla Games Week, dove siamo andati, ho visto una ragazza che lo usava in questo modo. Faceva qualcosa con un'interfaccia e poi faceva gli addominali. Assolutamente. Io vorrei fare degli addominali con la Wii. Allora sarai il nostro primo testimonial. 500 al mese. Funziona. Allora sarò il primo testimonial. Sì, mantieni la promessa. Wii Fit U sarà esatto. Il primo testimonial. Io farò il testimonial, così perderò peso finalmente. Bene. Quindi si può anche usare in modalità palestra. Sì, diciamo così, assolutamente. Tantissimi usi e tantissime nuove esperienze di gioco. Beh, poi comunque è una console in evoluzione, nel senso che è stata lanciata da poco e insomma potranno essere molte. Sì, diciamo che è un contenitore con tantissimi modi di utilizzo e novità che arriveranno anche nel corso del tempo e verranno svelate da Nintendo e dal nostro presidente Iwata, che di tanto in tanto ci rivela cosa di nuovo si può fare attraverso la console. Bene, allora fin qui c'è la Wii, la velocità della connessione è uno dei grandi temi, e a Milano è successo qualcosa, Lost in Translation, a furia di velocità Gigi e Maria si sono ritrovati a Tokyo. Sì. Ci siamo persi. Ci siamo completamente persi. Dove eravamo non abbiamo ancora capito. Lui parlava giapponese perfettamente, ma allora lanciamo il servizio Konnichiwa. Arigato! Arigato! Ma dove sono? I giapponesi! Ma c'è armata, ma scusa, ma non sono a Moscova? Siamo a Moscova, ma Fasto ha ricreato Shibuya, che è la fermata del metrò più tecnologica di Tokyo. Scusa, e perché? Adesso andiamo a chiederglielo. Arigato! Grazie! Come mai Fastweb ha trasformato la fermata della metropolitana di Moscova in una fermata giapponese? Perché ci troviamo oggi nella stazione di Shibuya, che è la stazione più tecnologica della metropolitana di Tokyo. Questo per dimostrare che grazie alle connessioni ultraveloci ci si può spostare da un posto all'altro nel mondo in pochissimi secondi.
e con questo progetto che abbiamo voluto fare a Milano proprio vogliamo dare questo messaggio: grazie all'ultrafibra di Fastweb in pochi secondi ti trovi in un mondo diverso. Qual è la situazione per quanto riguarda le connessioni della nostra città? Certo. Ma come sapete Fastweb ha cablato in fibra già dal 2000 a Milano e il suo Interland. Oggi abbiamo oltre 940.000 abitazioni connesse con velocità fino a 100 mega. Ed è molto importante notare che negli ultimi tempi la richiesta di connessioni ultraveloci è aumentata e negli ultimi 6 mesi tra i nostri clienti in fibra oltre il 70% ci chiedono la fibra 100 mega. Quindi si è veramente innescato un circolo virtuoso e la banda ultra larga è sempre più necessaria. Prima accennavi a quanto la gente utilizza Fastweb, sì. Riusciamo a tradurlo brevemente, però quanto oggi gli utenti utilizzano realmente la fibra di Fastweb? Beh, di sicuro diciamo che noi quello che vediamo è che i clienti in fibra utilizzano mediamente 4-5 volte il servizio rispetto ai clienti ADSL, quindi mentre i clienti ADSL fanno un traffico da 1-1.5 giga al giorno, i clienti in fibra mediamente consumano oltre 5 giga al giorno, con punte anche di 40-50 giga di traffico internet al giorno. Quindi effettivamente la domanda per la banda ultralarga c'è già oggi e quando c'è a disposizione una connessione stabile i clienti la utilizzano. Beh, da Tokyo a Kyoto, puntata giapponese, continuiamo a parlare con Simona Portigliotti di Nintendo. Abbiamo parlato prima di Iwata, Satoru Iwata, che è il vostro presidente. Sull'attente. Anzi, inchino, mi posso inchinare? Mi devo inchinare fino a pavimento, perché lì l'inchino va a seconda della autorevolezza dell'ospite. Allora, no? Lui di recente ha parlato aggiornamenti per la Wii U, eccetera, eccetera, però in particolare ha parlato del Miiverse. Sì. Di che cosa si tratta e quali sono, insomma, è una grande novità della console, della nuova console Wii U, ed è un vero e proprio social network, chiamiamolo così, è a metà tra una comunità di giocatori e un social network aperto a tutti coloro che stanno giocando con la console, con Wii U, che si presentano all'interno di questo mondo virtuale con il proprio Mi, quindi da qui il nome Miiverse, che è l'avatar, il tuo personaggio di gioco, e possono comunicare tra di loro, scambiarsi informazioni e soprattutto interagire nei momenti di gioco, quindi senza sganciarti dal gioco. Tu puoi chiedere per esempio come poter andare avanti, sai, quel certo momento classico frustrante in cui non riesci a superare un livello o scambiarsi trucchi. Simona, immediatamente scrivi e un mare di gente ti risponde in tante lingue. Sto vedendo che qui c'è una webcam, una telecamerina, serve, sì, certo, a questo. A comunicare. Anche, puoi comunicare anche via, carino, video chat, poi puoi fare disegni. Abbiamo scoperto che abbiamo un'utenza di bravissimi disegnatori, fanno dei capolavori e si scambiano lui, su Miiverse. Nel video che ho visto, sì, lui ne ha parlato, sì, molto, sì, molto. Sì. E c'è un gioco di cui parlavamo prima, sì, che potrebbe essere, per esempio, potrebbe sfruttare molto bene l'utilizzo del Miiverse. Per esempio, quando tu sei alle prese con un gioco particolarmente impegnativo, e qui ti dico, arriverà a breve un gioco attesissimo che è Monster Hunter 3 Ultimate, che arriverà sia su Wii U che su 3DS, molto atteso dai veri gamer, ci saranno dei momenti di gioco particolarmente complessi, difficili, io potrò entrare nella community di quel gioco e chiedere subito informazioni. Monster Hunter ha un territorio vastissimo di gioco, proprio un grande fantasy con sistemi epici, uh-huh, e quindi sarà molto divertente capire come i vari giocatori interagiranno tra di loro. Anche il gioco per 3DS XL entrerà nel gioco Wii U, perché la console portatile potrà essere un controller della Wii U. Sto guardando Gigi, quindi, che sbava davanti, sì, ai colori, perché questo è rosso nero, no? Sì, è casuale. Sì, però ci sono io che sono bianco nero, ecco, fatto io ti appoggio. E no, Gigi, puoi alzarvi adesso. Ciao. Stavi dicendo, Gigi, però, della... No, dicevo, molto carina l'idea di poter interagire con due oggetti diversi. Certo. È la convergenza. Assolutamente. È la convergenza che arriva anche nei videogiochi. Certo, così come prima consideravamo una console come la Wii una console statica, domestica, ora vediamo che in parte è portatile, perché con il gamepad ti puoi muovere. Bene. Infatti io l'ho provato, allora, sono andata in un'altra stanza, ho, certo, continuato, certo, a giocare. Mentre uno guarda la partita, uno se ne va, sì, di là. Sì. Continueremo poi a parlare di Wii U, che è una grande novità, ma un'altra grande novità che ha investito il mondo internet come una valanga è stata la riapertura di Mega.
Mi spiegate che è successo? Saprei benissimo che Kim.com il 19 alle ore 19 ha tirato sulla saracinesca virtuale del suo nuovo sito. 50 mega di spazio per tutti i criptati. 50 giga. Giga? Tantista. Ma lui è tanto. E lui è tanto. 50 giga lui è. E quanti sono stati gli iscritti? Finora? 1 milione nel primo giorno. Poi il sito continua, c'è un grande successo, la rete ne parla tantissimo. Ma è difficile iscriversi. Allora, iscriversi attualmente è lento, cioè nel senso entrare nel sito il primo giorno era impossibile. Io ho fatto la registrazione, eccetera. Ce l'hai fatta? Sì, ce l'ho fatta e poi vedrete anche come si fa con un tutorial. E per caricare un file di Excel ci ho impiegato 3 minuti. Però non succede solo al ministro dell'istruzione che si rallenta tutto il primo giorno, anche i servizi anche a pagamento. No, questo è stato gettato. Vabbè, comunque Jacopo, tu hai fatto una cosa utile, ci fai vedere come ci si registra a questo ambitissimo spazio virtuale cloud. Andiamo esatto, a vedere, dai. Ovviamente il sito che vediamo oggi è il sito di megakim.com, il suo chiacchieratissimo sito. Si raggiunge tramite l'indirizzo mega.co.nz. Come registrarsi è abbastanza semplice, in alto c'è il pulsante login e di fianco register, quindi ci clicchiamo sopra e vediamo subito quali sono i dati che ci chiederà, che sono 3, quindi il nome con cui vogliamo registrare il nostro account, quello che può essere l'indirizzo email e una password che vi ricordo sempre alfanumerica, contenente anche dei simboli, meglio se più di 8-9 caratteri. Mettete la spunta dopo aver messo i dati e cliccate su registrati. Vi verrà spedita un'email in cui, una volta cliccato sul link, questa sarà la pagina di conferma, quindi rimettere l'email e rimettere la password e cliccare su continuo. Una volta all'interno del sito, sulla sinistra stiamo vedendo quella che è l'area relativa alla nuvola, cioè l'area in cui possiamo mettere i nostri file che appunto compariranno invece a quello che può essere il centro della pagina. E di fianco abbiamo, anzi sopra, i pulsanti crea una nuova cartella per ovviamente gestire quello che possono essere i file. Noi per esempio possiamo utilizzare una cartella Tech and City, quindi per metterci dentro le foto per esempio da condividere tra di noi, oppure le scalette, eccetera eccetera. Cliccando invece sul pulsante Upload, quindi possiamo spedire su questa nuvola un file, per esempio un PDF, o io per esempio condivido un file Excel molto utile per esempio per quelle che sono le mie lezioni di informatica. Quindi che cosa faccio? A questo punto, una volta sulla nuvola, posso o scaricarlo o dare il link praticamente a un'altra persona per scaricare il mio file. Per esempio io l'Excel potrei condividerlo con quello che sono i miei studenti. Quindi vado, dopo aver fatto tasto destro e crea link, vado a prendere quello che potete vedere davanti essere il link da poi spedire alla persona. E visto che sui giornali si sono già letti i presunti usi illegali di questo servizio, noi di Tech in the City ci fermiamo solo a dirvi che è un cloud criptato, una valida alternativa, ovviamente da 50 giga, a SkyDrive e Dropbox, e vi invitiamo sempre a rispettare le leggi sul copyright. Grazie Jacopo, adesso facciamo una brevissima pausa, ma poi Tech in the City torna, quindi a tra poco.